Informare. Sono agganciata. Emanuele Cerri, presidente CSI, presidente del CSI Toscana, gestore unico per lato sud, pone senz'altro il sud della Toscana all'avanguardia per la gestione dei rifiuti. Questo passaggio in attesa della firma del contratto di servizio effettivo. Certo, quello che mi viene prima di tutto di dire è che in questa società ne fanno parte CSI e CSI. Quindi il Val d'Arno, il nostro territorio, diventa centrale nella gestione dei rifiuti per i prossimi 20 anni. Noi l'abbiamo fatto da protagonisti, tutto il percorso che ha portato a tutti i vari passi, sia alla qualifica fino alla gara. Questo secondo me deve rendere i cittadini soprattutto consapevoli del fatto che noi ci siamo a livello di territorio e faremo valere le nostre conoscenze, perché io sono convinto che a livello di Val d'Arno noi siamo all'avanguardia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sia per quanto riguarda la raccolta e se ve lo mettete di dire, ma anche per quanto riguarda gli impianti. Noi, come è stato più volte detto, siamo autosufficienti, il Val d'Arno è autosufficiente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sappiamo che ancora troppi rifiuti vanno in discarica rispetto alla media europea. Questo però non può dipendere solo dai gestori degli impianti, ma viene fuori da una programmazione che parte da lontano e troppo spesso non viene rispettata nei tempi previsti. Noi ci mettiamo del nostro, cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro. E comunque, come vorremmo dire, il Val d'Arno è un protagonista in questa nuova società. Cosa cambia per i cittadini all'atto pratico? Allora, all'atto pratico, diciamo, sì, i rifiuti saranno sempre portati via, se permettete la battuta. Soprattutto verrà fatto un'economia di scala, ci sarà tutto da vedere, di integrare un po' tutti i servizi e renderli per quanto possibile omogenei. Questo ci permetterà quindi di andare a valutare le zone di confine, magari prima erano trattate in maniera non proprio ottimale, e valutarle e quindi trattarle in maniera migliore. Per i cittadini del nostro Valdarno non penso cambi niente, insomma. Noi comunque mi sento di dire che eravamo già all'avanguardia, quindi possiamo fare da insegnanti, insomma, per questa nuova avventura. Si tratta di, come si dice, di 20 anni da qui in avanti, quindi è un lavoro lungo. Ci saranno ovviamente da prendersi in carico tutte quelle migliorie che possono venire fuori, sia per quanto riguarda la raccolta che il trattamento dei rifiuti. Verrà e deve essere sempre richiesto anche un impegno ai cittadini stessi, che si stanno impegnando, sul del nostro Val d'Arno, che stanno aumentando le percentuali di raccolta differenziale. E ancora questo impegno sicuramente non mancherà e questo ci potrà permettere di raggiungere velocemente gli obiettivi di raccolta differenziata. Ma quello importante è il riciclo, perché raccolta differenziata, se non c'è il riciclo dei materiali, è fine a se stessa, insomma. E molto probabilmente bisogna impegnarsi anche a trovare modo di recuperare questa materia, fare degli acquisti verdi, in modo che si venga a creare un cerchio, un loop che permetta di andare a intaccare il meno possibile quello che sono le materie prime di nuova estrazione. Questo è quello che è importante. Va visto in un contesto globale che va dall'inizio alla fine, tutto quello che riusciamo a recuperare, che poi possa essere trattamento, recupero energetico in termovalorizzatori, che sia materiale e bene recuperato per fare altre cose, è da seguire attentamente e da impegnarsi per fare questo. Grazie.